Anche l'ultimo tassello è andato al suo posto, ora che la DS3, grazie ad un nuovo restyling, perde ogni riferimento con il mondo Citroën e sancisce di fatto la nascita finalmente del nuovo brand di lusso del gruppo PSA, il brand DS appunto. Ma iniziamo a vedere come la DS3 è cambiata con questo nuovo restyling, perché la più grande novità la troviamo qui al frontale, dove c'è la nuova calandra DS Wings, guardatela, che ricorda da vicino il family feeling di tutti i nuovi modelli DS, dalla DS4 all'ammiraglia DS5. Grandi ali cromate qui, veramente eleganti, e poi ovviamente non c'è più il double chevron ma solo il logo DS. I fari invece rimangono quelli del restyling che abbiamo visto un paio di anni fa, con una soluzione curiosa, perché abbiamo xeno più LED. Avremmo preferito a questo punto una soluzione però full LED, perché una volta che hanno fatto 30 potevano fare 31 e fare un bel gruppo ottico full LED. In ogni caso rimangono anche qui i LED delle luci diurne tipici della DS un po' da sempre, e intanto qui ve l'ho lasciata accesa per farvi vedere la chicca di questi fari, che è l'indicatore di direzione dinamico. Li abbiamo visti, se vi ricordate bene, inizialmente su Audi, e sono molto originali, molto belli, ci piacciono. Ecco i cerchi, sono da 17 in questo caso, e poi cromature un po' dappertutto, qui in basso alla portiera, le maniglie, e qui sullo specchietto abbiamo ovviamente una tinta bicolore tipica appunto della DS, che può essere personalizzata nei colori e nelle combinazioni tra tetto e corpo vettura, pensate in 70 soluzioni diverse. E poi eccola qui la pinna di squalo al contrario, ovvero segno di riconoscimento di questo modello. Ma intanto andiamo dietro, perché anche qui rimangono le sorprese su questo modello, a partire dai fari. Eccoli qui, guardate che bello il fregio DS all'interno, molto elegante. E poi abbiamo questa architettura delle luci di stop a LED 3D, molto originali, di notte vi assicuriamo che fanno una gran scena. Doppio terminale di scarico cromato, perché noi abbiamo la versione un po' più sportiva, ma già che siamo qui a guardare il tre quarti posteriore, vi faccio vedere il bagagliaio. Non è enorme, è vero, ecco qui vi faccio avere un'idea della profondità, ma bisogna ammettere che siamo sempre su un segmento B, e che soprattutto quest'auto è la rivale per eccellenza della Mini, che ha un bagagliaio molto piccolo, come sapete, quindi non male, ci stanno più di due trolley di sicuro. La cosa che non mi piace però è questa soglia d'ingresso, guardate qui che gradino molto alto, che non agevola molto il carico. Intanto però direi che a questo punto possiamo andare dentro per vedere con questo secondo restyling come è cambiata la best seller del marchio DS. Ed eccoci all'interno della DS3 rivista in questo nuovo restyling. I più attenti di voi avranno già notato che l'impostazione della plancia è un po' quella di sempre, con il display del sistema multimediale qui al centro e la console verticale con i principali comandi della strumentazione, e poi qui il tre strumenti circolari tipici della DS3 che sono rimasti uguali al passato. In realtà però non mancano tante piccole novità, a partire proprio da qui, dal sistema multimediale, che con questo display touch da 7 pollici ospita un software rivisto, più moderno, che finalmente ha anche Apple CarPlay e la funzione Mirror Link per integrare al meglio gli smartphone di ultima generazione. Ed è un bene, perché il sistema residente, qui, che qui vediamo impostato sul navigatore, non è ancora molto al passo con i tempi, non è molto moderno, quindi ben venga Apple CarPlay, ben venga la funzione Mirror Link per sfruttare il proprio smartphone. Ma per fortuna non c'è più quella radio che faceva tanto anni 90, con tutti quei tasti, gli stilisti DS dicono di averne torti almeno 20, e appunto è tutto molto più pulito, più moderno, rimangono solo questi bottoni fisici qua in basso, e hanno ricavato un micro vano porta oggetti qui, forse era meglio farlo un po' più profondo, ma comunque due penne ci stanno. E poi qui ce n'è un altro per sistemare le cose più ingombranti, a partire dal vostro telefono. Anche i Devio luci, guardate, sono quelli di PSA di sempre, ecco, forse non sono più molto moderni, ma sono comunque funzionali. E anche qui trovate quello del Cruise, delle Citroën e delle Peugeot di vecchia generazione. Bello però il volante tagliato in basso, anche questo è rimasto uguale al passato, ma ci piace ancora, come ci piacciono sempre molto su DS e anche su DS3 i materiali, che sono di grande qualità, a partire da questa meraviglia che sono i sedili. Guardate qui, forse valgono l'intero abitacolo, perché hanno una pelle fantastica al tatto, veramente di grande qualità. E poi queste cuciture, guardate, alla francese, con in punture a vista azzurre, veramente di gran classe, di gran gusto e di gran qualità. Pelle che poi ritroviamo anche qui sul pannello porta, belli qui i materiali, questo nero lucido ci piace, come questo smaltato qui sulla plancia.
Peccato che rimangano ancora quelle plastiche un po' dure che già in passato avevamo detto che non ci piacevano tanto su DS3. Le troviamo qui nella zona del vano porta oggetti, qui negli inserti della portiera. Molto ben realizzato invece il pomello del cambio, mi piace molto perché la cuffia ha una pelle morbida di gran fattura, la leva non è molto lunga ed è un piacere da impugnare. Plastica ancora dura qui al centro nella zona del freno a mano, che rivela forse un po' troppo da vicino la parentela stretta di quest'auto con la Citroen C3, anche se abbiamo, meno male, presa da 12 volt e poi attacco per il cavetto e presa USB, quindi da questo punto di vista non manca niente. Materiali interessanti li ritroviamo anche qui nella pedaliera, guardate che bella. A questo punto però mi sposterei dietro perché voglio farvi vedere quanto spazio c'è su questa segmento B tutto pepe alla francese. Ecco qui la leva d'accesso, il sedile scorre in avanti, lascia un accesso abbastanza ampio, quindi non bisogna fare troppi contorsionismi per salire dietro. Eccoci qui, se davanti guida una persona non troppo alta come me, io sono alto 1,70 m, lo spazio per le gambe di chi è dietro è questo, guardate, non male, si viaggia molto bene. E dico non male perché sapete meglio di me, lo abbiamo già detto, che la rivale per eccellenza di quest'auto è la Mini, e vi assicuro che qui di spazio ce n'è di più che sulla vettura britannica. Purtroppo ritroviamo quelle plastiche dure che non ci piacciono tanto, di cui parlavamo davanti, anche qui, quindi c'è un po' meno attenzione all'abitacolo per chi sta dietro, anche se compensano i sedili. A questo punto però non ci resta che accendere il motore e andare a vedere come si comporta in strada questa anti-mini francese, perché anche dal punto di vista tecnico non mancano di certo le novità. Venite con noi. Mi sto quasi divertendo a guidare questa DS3 Restyling, perché a proposito di novità tecniche vi devo parlare del motore, che è una nuova unità che si trova sulla DS3. Si tratta del 1200 PureTech del gruppo PSA, è un motore di ultima generazione come vuole la moda di oggi, quindi downsizing, 1.2 litri e 3 cilindri. Ovviamente non può mancare l'immancabile sistema di sovralimentazione turbo e iniezione diretta. Questo motore, che abbiamo già guidato su altri modelli del gruppo PSA, io in particolare sulla Peugeot 308, è veramente piacevole da guidare. Mentre lo guido qui su queste bellissime strade della Valpolicella in Veneto, mi viene in mente perché è stato eletto motore dell'anno. È un motore veramente corposo che, grazie alla sovralimentazione, ha grande carattere in basso per un motore così piccolo, ma anche un allungo sorprendente per un motore sovralimentato, che sapete non è il punto forte dei motori turbo. Invece qui spinge tantissimo, già da 2000 fino a 4000 giri con grande grinta, e poi fino a 4, 5, addirittura 6000 ha ancora qualcosa da dire, quindi veramente complimenti agli ingegneri francesi. Ed è un motore che si sposa benissimo con l'assetto della DS3, che abbiamo sempre elogiato anche in passato perché è un assetto piuttosto rigido, che rende la macchina abbastanza reattiva e comunicativa, ma senza compromettere troppo il comfort. Ma l'altra cosa che mi piace moltissimo di questo motorino tutto pepe è il cambio a cui ho abbinato. È un classico manuale a 6 rapporti, vi dicevo prima che la leva non è troppo lunga ed è veramente piacevole da guidare, perché i francesi hanno ridotto un po' la corsa degli innesti, ed è veramente piacevole perché è molto preciso, non si rischia mai di sbagliare, poi dà un senso di grande qualità mentre lo si aziona, senza il benché minimo impuntamento. E chiudiamo con lo sterzo, che è la ciliegina sulla torta di questo piacere di guida in salsa francese. È abbastanza consistente, ha solo un attimo di incertezza all'inizio, ma subito dopo diventa estremamente comunicativo, fa capire bene dove si mettono le ruote e si sposa anche lui alla perfezione, direi, con l'assetto di questa DS3. Per questo vi parlavo di un piacere di guida quasi divertente. Anche il sound, devo dire che non è male per essere un 3 cilindri, non si sente molto quel rumore da frullino poco gradevole tipico dei tre cilindri di qualche anno fa, e ha quasi un rombo coinvolgente. Questo motore lo giudico poi un piccolo gioiellino anche per altri due dettagli. Quando accendete, prima di tutto, è totalmente inavvertibile, sembra addirittura di avere la macchina spenta perché è silenziosissimo e soprattutto non vibra, una cosa più unica e che rara per un tre cilindri. E il segreto l'abbiamo scoperto nella scheda tecnica, perché questo 1200 PureTech è dotato di un albero di controbilanciatura che permette praticamente di azzerare le vibrazioni. E poi ci sono i consumi, un dettaglio direi fondamentale in fase
di acquisto. Beh, durante il nostro breve test questo PureTech non si è comportato male, gli abbiamo un po' tirato il collo qui tra le curve per vedere di cosa era capace. Si è tenuto intorno a una media di 7,4 litri ogni 100 km, quindi un buon consumo considerando lo stile di guida non proprio in chiave eco. Ovviamente con uno stile di guida molto più accorto e cambi marcia fatti a dovere, questo piccolo tre cilindri diventa molto ma molto meno assetato e non è difficile in poche parole restare intorno ai 17-18 km litro. Quest'auto è definita una segmento B premium, quindi un po' sfiziosa, e in effetti non manca l'attenzione al dettaglio. Qui davanti a me per esempio c'è il profumatore integrato per ambienti, si possono scegliere diverse fragranze per profumare l'abitacolo, un dettaglio che sulla DS3 è sempre piaciuto moltissimo, in particolare alle donne, alle ragazze. E poi con questo nuovo restyling c'è anche una piccola iniezione di tecnologia, perché ora è disponibile l'Active City Braking, quindi la frenata automatica di emergenza, ma solo in città e quindi fino a 30 km orari. Per il resto la DS3 forse inizia a far sentire un po' il peso degli anni, perché ricordiamo che il progetto originale dopo tutto è del 2009, sono passati 6 anni, quindi per esempio ha il cruise control ma non è attivo e mancano tanti altri sistemi di assistenza alla guida che per esempio sulla rivale, sull'eterna rivale Mini, troviamo oggi, perché è un progetto un po' più fresco. Prima di salutarci chiudiamo come vuole la tradizione con i prezzi. DS3 Restyling arriva in Italia a partire da circa 16.000 euro, ma attenzione perché la gamma è talmente articolata, ricordiamo che c'è anche la sfiziosa variante cabrio, che il listino cresce fino ai 35.000 euro della variante sportiva DS3 Performance con il 1.6 turbo da 208 cavalli e differenziale autobloccante Torsen. Quindi ce n'è un po' per tutti i gusti e un po' per tutte le tasche. E la versione che sto guidando io, che abbiamo visto insieme oggi, costa 27.000 euro, ma se volete una DS3 ben accessoriata, cuore di gamma, senza sbizzarrirsi troppo con il listino, si sta intorno ai 20-22.000 euro. Cari amici di automoto.it, questo era il nostro classico video di primo contatto e ci rivediamo con una prova più approfondita presto sulle pagine del giornale. Intanto lasciateci le vostre impressioni nei commenti qui sotto. Ciao.